Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuova settimana e quindi un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di una bevanda che negli ultimi anni sta riscuotendo molto successo, soprattutto nelle colazioni degli italiani, sostituendo a volte la classica tazza di latte vaccino. Stiamo parlando del latte di riso o bevanda di riso. E cos'è? È una bevanda alimentare vegetale a base di riso. E, diciamo che appunto, ha convinto molti italiani a sostituire il classico latte del mattino. Questo perché il latte di riso si caratterizza per una maggiore digeribilità e quindi anche una maggiore leggerezza al mattino, eliminando magari quel senso di gonfiore o di pesantezza che in alcuni può dare il classico latte. Comunemente, come in effetti abbiamo fatto anche noi, questa bevanda viene denominata appunto latte di riso, ma in realtà la terminologia corretta sarebbe proprio bevanda vegetale a base di riso. E in effetti anche la Corte Europea nel 2017 si è espressa su questo aspetto, proprio sulla terminologia da utilizzare, perché il termine latte ovviamente potrebbe trarre in inganno il consumatore e quindi ha indotto i produttori a utilizzare invece quest'altra terminologia che è quindi più corretta, bevanda vegetale a base di riso, anche se nel parlare comune, diciamo, è rimasto comunque questa terminologia classica di latte di riso. Ha un aspetto simile al latte vaccino. Si ottiene dalla macerazione dei chicchi di riso in un brodo di acqua. Il tutto viene sottoposto a un processo prima di pressione, poi di filtrazione. Vengono aggiunti degli addensanti, in particolare l'amido di riso, alcuni enzimi, e a volte, se necessario, vengono anche aggiunti dei micronutrienti, quindi sali minerali e vitamine. Diciamo un aspetto simile al latte vaccino, ma la bevanda di riso si caratterizza per un gusto comunque piacevole, delicato, sicuramente dolce e anche molto, molto dissetante. Apporta per 100 grammi all'incirca 70 calorie. Non contiene glutine, non contiene lattosio né colesterolo. Rispetto al latte vaccino si caratterizza ovviamente per un ottimo contenuto di zuccheri semplici, ma rispetto al latte vaccino ha meno calorie, meno grassi, ma anche meno amminoacidi, meno proteine e quindi anche micronutrienti, quindi meno calcio, meno vitamina D e meno vitamina B12. Un alimento quindi che per queste caratteristiche, diciamo, si presta bene soprattutto per l'apporto di zuccheri semplici, per esempio agli sportivi, che quindi hanno bisogno di energia immediatamente disponibile, ma è una bevanda proprio perché appunto senza lattosio, senza glutine, adatta per gli intolleranti al lattosio o per chi è celiaco, ma è anche una bevanda molto utilizzata, essendo completamente vegetale, anche per esempio dai vegani. Non contiene ovviamente proteine del latte, quindi ha una bassa allergenità, ha un'ottima digeribilità e quindi può essere consumata anche da chi ha disturbi gastrici. Contiene pochissimi grassi, non contiene colesterolo, quindi è un'ottima soluzione per chi magari soffre di patologie cardiovascolari o comunque per prevenire, diciamo, tutto questo tipo di patologie. È un ottimo aiuto anche per regolare l'attività intestinale e la quantità che possiamo mediamente consumare è all'incirca tra 150 e 200 grammi. Ovviamente il latte di riso si presta anche per la preparazione soprattutto di dolci, magari vegani, quindi budini, creme e così via, però l'utilizzo maggiore che se ne fa è appunto quello della bevanda del mattino a colazione e quindi diciamo è la quantità media che possiamo utilizzare, che la classica tazza da colazione, come dicevamo prima, siamo all'incirca tra i 150 e i 200 grammi. Contiene ovviamente anche delle controindicazioni perché, come detto, ha un elevato contenuto di zuccheri, ha un indice glicemico anche molto alto, pari ad 85, quindi è sconsigliato per chi soffre di diabete.
così come è sconsigliato in caso di diabete gestazionale, quindi durante la gravidanza. E sempre il contenuto molto elevato di zuccheri, ovviamente, viene controindicato per chi soffre di candidosi, perché quell'elevato contenuto di zuccheri ovviamente può favorire la proliferazione della candida. E inoltre, per quanto riguarda le persone che sono a dieta, che stanno seguendo un piano alimentare ipocalorico, diciamo che non è sconsigliato in assoluto, perché comunque, come detto, contiene meno calorie, meno grassi rispetto al latte classico, però contiene anche più zuccheri. Quindi, se magari consumato sotto forma appunto di bevanda del mattino a colazione nella giusta quantità, può essere previsto anche all'interno di piani dietetici. Ovviamente è preferibile, come dicevamo, al mattino, perché in questo modo abbiamo l'opportunità di poter poi smaltire questi zuccheri e questa energia durante tutta la giornata. Bene, per altre informazioni o per approfondire quanto detto sulla bevanda di riso o latte di riso, vi rimando all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire argomenti o per fare domande su quelli già trattati. E vi rimando ovviamente, come sempre, al prossimo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre solo su Cilento Channel, alla prossima settimana. Ciao!